Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui, bentornati nella mia magnifica cucina e continuiamo a fare i nostri esercizi da casa, come poterci allenare un po', poter ottenere buoni risultati anche da casa senza dover, per motivi, poi io non sono assolutamente contrario alle palestre, anzi io lavoro prettamente in palestra e vi consiglio comunque di andare perché è un momento anche di aggregazione e di socializzazione e quindi è un grande valore sociale, però in questo momento particolare o comunque quando le palestre sono chiuse o comunque quando ci sono altre problematiche possiamo allenarci in casa con dei semplici attrezzi facendo il meglio possibile, basta sapere conoscere le strategie. Vediamo l'allenamento dei bicipiti, quindi con dei piccoli manubri, lavoro di curl. Il manubrio si può comprare su internet, insomma si trovano, se no possiamo utilizzare dei carichi naturali o delle bottiglie d'acqua, questo poi dipende ovviamente dal vostro grado di allenamento e se siete particolarmente forti vi servirà un peso importante, quindi a quel punto dovremo un po' comprarlo, ma possiamo poi, andremo a vedere in altri video, con alcuni tipi di esercizi, come ad esempio di metodi di allenamento, come ad esempio il tab da training, arrivare a creare comunque uno stress metabolico molto intenso, anche con poco peso, basta giocare sulla frequenza, sul basso recupero e sull'intensità che ne deriva. Lo vedremo poi in altri video specifici. Andiamo a vedere come utilizzare questo esercizio. Prendo i miei manubrietti. Eccoli qui, sono due manubri da 5 kg, in questo caso gambe leggermente piegate, in piedi, quindi il bacino è sempre retroverso, non inarchiamo, sempre il bacino retroverso, addome forte, eccoci qui, le spalle non sono in avanti, bello dritto, aperto, sempre scapole un po' addotte dietro. Ora, il bicipite ha queste diverse funzioni, porta, flette l'avambraccio verso il braccio e lo sposta, sposta anche il braccio un po' in alto, ok? In più supina. Vedete? Fa questo ruolo di supinazione, cioè porta il polso verso l'alto, quindi il movimento completo è questo qua, mettiamolo giù, ok? Ora però noi rimarremo già col braccio supinato, perché per iniziare sfruttiamo in questo modo tutta l'azione del braccio, senza farlo ritornare giù, in questo caso tutte le fibre sono ben sollecitate. Posizione retta, abbiamo detto, torno qui, il gomito si muove, salgo, ecco qua, stesso e torno giù, sempre il braccio supinato. Stesso anche il tricipite, braccio disteso, uno e torno giù. Quando arrivo qui non mi fermo qua, strizzo tutto perché strizzando il tricipite prestiro il bicipite, ok? Uno, lento, pa. Non fate che arrivate qui e andate via, qui dovete salire a strizzarlo voi, salire a strizzarlo voi. Cosa intendo strizzarlo voi? Significa quando facciamo il movimento del bicipite, il bicipite nel momento di massima chiusura qui è contratto, vedete? E questo momento qua noi dobbiamo attivarlo noi, vedete? Io qui sono rilassato, se faccio questo, vedete come si contrae il muscolo? Devo salire e fare, attivarlo io mentre faccio il lavoro di supinazione che continuo a farlo, stesso il tricipite, il bicipite, questo mi congestionerà molto il muscolo. Molti ragazzi, persone mi dicono faccio questo ma non sento niente, non mi cresce mai il bicipite, perché se io faccio questo lavoro qua, dondolo col corpo eccetera eccetera, sto lavorando per niente col bicipite. Il bicipite ha bisogno di essere tutto sfruttato e quando arrivo qui devo essere io stesso mentalmente a contrarlo. Lento, stiro il tricipite, salgo, faccio bruciare, stiro il tricipite, salgo, devo attivare io. Questo è un buon modo per attivare il bicipite, altrimenti se voi fate questo che vedo spesso fare purtroppo in palestra con pesoni e pesoni e fare questo non serve a niente. Io esagero i movimenti, ma lo vedo spesso fare, oppure non serve a niente, devo salire, congestionarlo, scendere lento, dietro, su, congestionare bene il muscolo. Il bicipite è un muscolo piccolo e ha bisogno di essere ben stressato per reagire bene agli stimoli. Spero di esservi stato d'aiuto e vi rimando al prossimo video su come allenarsi a casa. Vi auguro buon allenamento e buon proseguimento. Ciao a tutti.